Bentornati amici, oggi vi parlo dei rimedi naturali contro la menopausa. La menopausa è un cambiamento naturale del corpo della donna, che in genere si verifica intorno ai 50 anni, quando le ovaie cessano di produrre estrogeni, che sono gli ormoni che regolano sia la gravidanza sia il ciclo mestruale. La cessazione delle mestruazioni è uno dei primi segnali, insieme alle vampate di calore, dell'inizio della menopausa. La maggior parte delle donne, in particolare quelle che non hanno avuto figli, non solo affrontano bene questo cambiamento, ma si sentono al massimo della forma fisica e psicologica. Per alcune donne però la menopausa, oltre alla fine del ciclo mestruale e della fertilità, può portare una serie di disturbi spiacevoli, come ad esempio l'ansia, la depressione, l'irritabilità, l'insonnia e il calo della libido, oltre che del desiderio sessuale. Secondo una ricerca effettuata nell'ultimo decennio, che ha preso in esame un campione di donne provenienti da tutto il mondo, le donne asiatiche risentono meno dei disturbi della menopausa, in quanto la loro dieta tradizionale è ricca di verdure e fibre vegetali. Le donne occidentali, invece, stando ai risultati di questa ricerca, consumano molta più carne e circa 4 volte più grassi rispetto alle donne asiatiche. Per ragioni ancora sconosciute, questa dieta così ricca di grassi e povera di fibre vegetali tende a aumentare il livello degli estrogeni. Quindi, quando sopraggiunge la menopausa, le donne occidentali sperimentano un brusco calo degli estrogeni, che di conseguenza porta tutta una serie di sintomi molto fastidiosi e che nei primi anni possono diminuire anche la qualità della loro vita. Nelle donne asiatiche, invece, i sintomi della menopausa sono più miti, quando non del tutto assenti, a causa del consumo più elevato di frutta, verdura e riso. I pasti a base di proteine animali, quindi, oltre a influenzare i livelli ormonali, sarebbero responsabili della maggior parte dei problemi legati alla menopausa, così comuni nei paesi occidentali. Oltre a una dieta vegetariana e povera di grassi, fortemente raccomandata per tutte quelle donne che soffrono di vampate di calore, un altro rimedio naturale per rendere più gestibile la menopausa è quello di praticare un leggero esercizio aerobico. Per farlo non è necessario iscriversi a una palestra. Una camminata sostenuta, meglio ancora se praticata quotidianamente, o un'attività fisica analoga, spesso risulta sufficiente per diminuire gli effetti delle vampate di calore e risollevare anche l'umore. Anche lo yoga, così come la meditazione, risulta particolarmente indicato per ritrovare il benessere perduto. Alcune posizioni, infatti, come la Tadasana, detta posizione della montagna, sono utili per alleviare disturbi tipici della menopausa, come la stanchezza e la rigidità a livello della schiena e delle spalle. Alcuni estratti erbali possono essere di supporto contro le vampate di calore, sudorazioni notturne, stanchezza cronica, disturbi del sonno e dell'umore, ritenzione idrica, gonfiore addominale e aumento del peso. Vediamo insieme i rimedi naturali che possono aiutare la donna in menopausa. Soia e trifoglio rosso sono fonti naturali di estrogeni e fitoestrogeni. Hanno una struttura simile agli estrogeni umani, ma sono meno potenti e questo ne determina l'attività, ma senza gli effetti collaterali tipici. La cimicifuga, detta comunemente erba delle donne, è una pianta perenne di cui si utilizzano i rizomi e le radici essiccate o fresche, che regolano i meccanismi cerebrali che sono coinvolti nella comparsa dei sintomi della menopausa. E anche questo video si è concluso. Come sempre vi ricordo di lasciarmi un like e di commentare questo video se vi è piaciuto. E se non vi volete perdere altri video, iscrivetevi al canale.